Allora, certo, non posso far altro che sottolineare quanto è importante quello che sta avvenendo oggi. Come dicevo prima al professor Zaccaria, una cosa mi ha particolarmente colpito e gliel'ho trasmessa, quanto è stato l'orgoglio di questa giornata. Per me, che sono, diciamo, nuovo in questo ruolo, e quello che ho cercato di comunicare fin dal primo giorno a tutto il team di Padova Fiere è proprio la ricerca dell'eccellenza, la ricerca dell'unicità e la ricerca della qualità. È fondamentale puntare sulla qualità di quello che facciamo in tutto l'ambito della fiera, sia quello che viene comunicato all'esterno, sia la qualità del materiale che vengono prodotti e soprattutto la ricerca della qualità in quello che sono i nostri eventi. Flormart non poteva esimersi, anzi è, diciamo, il fiore all'occhiello della fiera, 65 edizioni, già da quest'anno confermati oltre 200 partecipanti, provenienti da 40 paesi, tra cui Olanda, Spagna, Danimarca, Francia e altri. Sono già stati confermati oltre 100 buyers, provenienti anche loro da diversi paesi internazionali. Un forte percorso di internalizzazione di Flormart dovuto anche a una forte collaborazione con la nostra casa madre, il gruppo GIA Events, quindi Paese Alia, che è una grandissima fiera che viene fatta in Francia a Lione. Vorrei sottolineare appunto come un evento come quello di oggi, che è stato costruito dal team di Padova Fiere, vada perfettamente in linea con quello che è proprio veramente aprire le porte della fiera, che la fiera esca nella città ed esca e conosca le eccellenze del territorio, ma anche la città in quanto tale, quindi tutto quello che sono gli operatori dei vari settori. Per esempio, quest'anno una cosa che è stata creata nuova per Flormart è una card di Flormart che dà diritto a una serie di convenzioni con operatori della città, quindi con operatori promo turistici, ristoranti, albergo, comunque anche trasporti, quindi una card che va al di là proprio soltanto delle agevolazioni o delle caratteristiche della fiera stessa, ma va proprio incontro per le porte della città. Una cosa che volevo sottolineare è che la fiera genera circa 1 milione di visitatori all'anno tra clienti, espositori, gente che viene da fuori a vedere tutte le nostre varie manifestazioni. Da un recente studio che abbiamo fatto, questo genera circa 150 milioni di euro di indotto per la città. Quindi la cosa minima ma immediata potevamo fare subito era appunto aprire le porte della fiera per cercare sempre più collaborazione con la città, col territorio, e da qui poi sono certo che nella ricerca di queste attività e collaborazioni, sempre puntando alla qualità nel limite di quello che il tempo e il budget ci consente, otterremo sempre migliori risultati. Quindi nuove fiere, nuovi eventi, nuove collaborazioni.